Il suggestivo giardino di Palazzo Bonelli Patanè nel cuore di Scicli ieri sera ha fatto da location alla prima di Classico Italiano e Classico Ebleo. La serata inaugurale condotta dai giornalisti Marco Sammito e Viviana Sammito è stata dedicata alla memoria di Luciano Ricceri, lo scenografo della fiction de Il commissario Montalbano, che individuò i luoghi, fra cui Scicli, dove girare i 37 episodi della serie. A lui è stato reso omaggio con una clip. Tra gli ospiti di ieri sera, la figlia di Luciano Ricceri, Eugenia, che ha ricevuto il premio. Io non posso far altro che ringraziare il Classico Italiano, tutta l'organizzazione, Mario Militello che insomma mi ha invitato qui questa sera in questa, devo dire, cornice splendida, quale è Scicli, insomma tutto il barocco di Scicli. E è stato un onore per me poter essere qui a ritirare questo omaggio a mio papà, e lui purtroppo non è potuto esserci. E quello che ho detto questa sera e lo ripeto anche adesso è che il premio sicuramente mio papà avrebbe voluto dedicarlo a tutti coloro che hanno reso concreti, tangibili, materici le sue idee, i suoi pensieri e i suoi disegni, quindi tutti i suoi assistenti, arredatori, attrezzisti e tutti coloro che hanno lavorato con lui. Seduti nelle prime file tra gli altri, l'assistente di Ricceri Pino Sorrentino e il location manager Pasquale Spadola, presente anche una folta rappresentanza istituzionale, tra esse il sindaco di Scicli Enzo Giannone. È stato Mario Militello, responsabile di gestione della Cineteca Nazionale e delle attività editoriali del Centro Sperimentale di Cinematografia, ad illustrare il programma di Classico Italiano e Classico Ebleo. La Cineteca Nazionale ha voluto promuovere questa iniziativa per valorizzare il cinema italiano d'autore, cosiddetto della memoria, per far tornare a nuova vita i grandi capolavori della nostra cinematografia dopo un restauro sapiente e meticoloso sui materiali cinematografici che vengono custoditi gelosamente e preziosamente. E questa occasione di poterlo fare qui a Scicli è stata molto ben accolta dall'istituzione dove io lavoro e sono contento che questo avvio è stato così felice e così brillante da tutti i punti di vista. Dopo l'omaggio a Luciano Ricceri, la rassegna si è spostata da Via Penna in Piazza Italia al Cineteatro Italia per la seconda parte. Nella sala c'è stata la proiezione del film Una giornata particolare di Ettore Scola con Marcello Mastroianni e Sofia Loren e la scenografia di Luciano Ricceri. La rassegna cinematografica promossa dall'Associazione Culturale Donna Lidda metterà in proiezione tra Scicli e Modica i film cult della storia del cinema italiano e quindi mondiale, con 8 serate fino al 21 di agosto.